Il Chieti non va oltre l'1-1 contro l'Avezzano e butta alle ortiche il primo match point per brindare con due turni di anticipo alla vittoria del campionato. Ora per festeggiare il ritorno in quarta serie i neroverdi dovranno fare il risultato pieno a Capistrello. L'atmosfera è quella dei tempi migliori con l'Angelini che torna ad ospitare il pubblico dopo mesi di partite giocate a porte chiuse. Per l'occasione presente allo stadio il sindaco del comune teatino Diego Ferrara, il vice sindaco De Cesare e l'assessore allo sport Manuel Pantalone. In un pomeriggio torrido arbitra il signor Umberto Spedale di Palermo. Pronti via ed il Chieti è subito pericoloso. Punizione velenosa dalla sinistra calciata da Mariani. Nessun compagno di squadra però è pronto alla deviazione in rete. L'Avezzano non sta a guardare e risponde con una conclusione di Spinola dal vertice alto dell'area di rigore. Di Girolamo è attento e respinge con i pugni. Al ventesimo tegola per mister Lucarelli. Contrasto apparentemente innocuo tra Miocchi e Filosa, ma per quest'ultimo serve l'intervento della Barella per uscire dal terreno di gioco. Al suo posto Lucarino. La partita cala di ritmo e di intensità e per vedere di nuovo un'azione pericolosa bisogna attendere il 40esimo. Siragusa in area di rigore serve intelligentemente un pallone a rimorchio per Farindolin che finta la conclusione e serve Spadafora che incredibilmente a porta vuota colpisce Puglielli. Protestano i neroverdi, oggi in completo rosso, per un fallo di mano ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Dall'altra parte del campo è Besana a far venire i brividi alla retroguardia di casa ma il centrocampista bianco verde prova la conclusione al volo che non inquadra lo specchio. Sul finale di primo tempo i padroni di casa passano a condurre. Spadafora lavora un buon pallone in area di rigore e poi serve l'inserimento di Fabrizi, il quale deve solo appoggiare in rete, andando poi ad esultare insieme ai suoi compagni sotto la tribuna. Nella ripresa il Chieti sembra poter gestire il risultato, anzi potrebbe anche arrotondarlo in due occasioni prima del quarto d'ora. Prima con Fabrizi, bravo a girare in torsione di testa un cross dalla sinistra, mira imprecisa la sua. Poi con Mariani, bravo a liberarsi per il tiro che risulta forte ma impreciso. Torti decide di rinforzare il suo attacco e manda in campo Pendenza. Sarà la mossa decisiva per il pari. Proprio l'ex attaccante del Cupello ci prova al ventesimo, ma la sua conclusione salta ai riflessi di Forti, che però non può nulla alla mezz'ora, quando lo stesso attaccante, liberato in profondità da Spinola, con un sinistro chirurgico impatta il risultato sull'1-1. A questo punto il Chieti avrebbe bisogno di un gol per brindare alla D, ma non ha più le forze di reagire, anzi ad andare vicino al gol sono ancora i marsicani che si guadagnano un calcio di rigore con Ica, ma Pendenza dagli 11 metri colpisce il palo. Al triplice fischio finale la concomitante vittoria dell'Aquila sul Capistrello rimanda tutto a mercoledì prossimo, mentre sugli spalti e negli spogliatoi tanta delusione per l'aver rimandato una festa già pronta. Presidente Trevisan, c'è rammarico, c'è delusione, però l'abbraccio dei tifosi vi dà la carica per chiudere i conti mercoledì. No, ma allora il calcio, un campionato si vince quando c'è la matematica certezza di vincerlo. Allora, la delusione secondo me non ci deve essere in questo momento perché il punto che abbiamo portato a casa è un buon punto considerando come si era messa la partita, considerando che avevamo fatto un ottimo primo tempo dove probabilmente potevamo addirittura avere un doppio vantaggio. Il secondo tempo siamo entrati secondo me un po' meno concentrati, abbiamo provato a chiudere la partita nei primi 5 minuti con delle bellissime azioni, siamo stati anche un po' sfortunati. Io questa sera vorrei rivedere in televisione l'intervento sul tiro di Spadafora nel primo tempo perché qualche, diciamo, dalla tribuna sinceramente non si è visto come è intervenuto il difensore avezzano. Poi è chiaro che c'è stato questo finale al Cardiopalma con il rigore dato all'Avezzano che poi è stato sbagliato dal calciatore avezzano e credo che alla fine il risultato sia giusto. Quindi rammarico tu ce l'hai nel calcio quando il risultato non lo ritieni corretto. In questo caso il risultato è assolutamente corretto, quindi non c'è niente da rammaricarsi ma da continuare concentrati verso il percorso che abbiamo intrapreso. L'abbraccio dei tifosi alla squadra appena finita la partita? Vabbè, diciamo che l'abbraccio dei tifosi alla squadra che non sono stati la curva, gli ultras per loro scelta a livello nazionale non sono presenti in queste partite, è un segnale che in questo momento c'è una forte coesione tra società e tifoseria. Dispiace magari oggi che avevamo questa partita in casa con gli spettatori della tribuna che insomma hanno incitato la squadra al primo al 90esimo, dispiace aver portato il risultato a casa, ma dispiace soprattutto per loro. Poi chi fa calcio e ha una visione oggettiva delle cose sa che insomma un pareggio ci può anche stare. Vi dovete ricordare, questa è una squadra insomma, che fino ad oggi aveva sempre vinto e pareggiato una volta in casa con l'Aquila.
la sintesi è che probabilmente siamo più forti fuori casa che in casa. No? E quindi a mercoledì a Capistrello ci sarà la ciliegina sulla torta? Capistrello, la ciliegina sulla torta, certamente non troveremo un Capistrello arrendevole, come non lo è mai. E sarà una partita dura, noi continueremo a fare il nostro gioco e speriamo di portare il risultato a casa, però vi ricordo che l'Aquila a Capistrello stava perdendo fino a qualche minuto alla fine, ha rimesso a posto una partita negli ultimi minuti, quindi questo è un segnale che tutte le partite sono molto impegnative e quindi i ragazzi devono tornare a essere concentrati e come dire, avere ben chiaro l'obiettivo che devono portare a casa. Presidente Paris, un Avezzano che non è partito nel migliore dei modi in questo campionato, però oggi a Chieti ha fatto vedere tante buone cose e piano piano vi state riprendendo. Non ci sarà tanto da fare, però vediamo una squadra che finalmente prende la sua forma e magari per l'anno prossimo si potrà ripartire da tanti di questi elementi. Ma questa è una squadra che andrà riconfermata quasi in toto. Andremo a puntellarla con 4-5 elementi di rilievo per vincere, perché insomma, sono sempre stato abituato a fare campionati per vincerli e non per guardare vincere. Tanto che oggi, l'avevo promesso in settimana, in caso di risultato positivo contro il Chieti, ahimè c'è stato il pareggio, peccato per il rigore sbagliato, avrei riconfermato il direttore sportivo Ridolfi e il mister Torti per la stagione prossima, e così faccio perché sono un uomo che mantiene le promesse e le promesse e le parole valgono più di un contratto. Ecco, quindi si riparte dal mister e dal direttore sportivo e da tanti ragazzi che oggi hanno fatto bene, abbiamo visto tanti elementi, e da Alessandro Pendezza che secondo me da quanto è entrato in campo ha riacceso l'animo anche di un Avezzano che non era così pimpante in questa gara. Sì, abbiamo trovato l'equilibrio man mano e poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto una prova eccezionale con una crescita continua, progressiva, che ci ha portato prima al pareggio e poi a sbagliare il calcio di rigore. Che sarebbe stato poi il suggello, la vittoria qui per sperare ancora nel secondo posto, anche perché siamo un club con una storia più importante al momento come matricola sia di Chieti che dell'Aquila, e quindi in caso di secondo posto avremmo ancora la possibilità di essere ripescati in quella Serie D che ci è stata tolta ingiustamente a tavolino dal Covid e che in qualche modo speravo che il Covid ci potesse ridare, ma non è detto. Ecco Presidente, che cosa non è andato in questa stagione secondo lei e quanto, ma dalle parole si capisce, quanto le manca la Serie D? Ma la Serie D è la categoria attualmente per la città, per come è stata strutturata l'Avezzano Calcio e tutto quello che ho fatto dal 2010 ad oggi, sono passati tantissimi anni. E credo che la Serie D è il campionato che dà e respiro al club e soprattutto alla valorizzazione dei giovani. Noi abbiamo degli under di altissimo profilo richiesti già in C e in B e quindi stiamo valutando anche queste situazioni per il futuro. Lavoriamo tanto sul settore giovanile, abbiamo le persone giuste per fare la cosiddetta cernita, il cosiddetto scouting, e quello che mi auguro appunto che questo lavoro sugli under ci dia i frutti per creare un grande Avezzano per i prossimi anni. Mister Lucarelli, peccato purtroppo perché oggi era un ambiente ideale per brindare a questa vittoria. Vabbè, diciamo che lo rimandiamo perché ci piace ritrovarlo alla prossima in casa eventualmente, però oggettivamente abbiamo fatto una partita, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto una partita non alla nostra altezza e quando non le fai le partite si possono complicare, quindi anzi secondo me siamo stati anche fortunati a non perdere, perché ci poteva stare poi nell'episodio del rigore la sconfitta, sarebbe stato forse pesante, però alla fine abbiamo fatto un altro passetto verso la Serie D e lo dobbiamo farne un altro e lo dobbiamo trovare tra mercoledì e domenica prossima. È inutile fare altre congetture perché non servirebbe proprio a nulla. Gran caldo che ha inficiato sulla squadra, sulla partita soprattutto, ma che cosa è mancato? No, il caldo no, è una scusa, quindi assolutamente niente alibi. Per quanto riguarda la prestazione, cioè, si vedeva una partita, una squadra contratta, la nostra, che 10 giorni di attesa per questa partita sono stati tanti, può fare degli scherzi. Adesso se siamo bravi lavoriamo su questi errori per riprepararci per mercoledì o eventualmente domenica. Ma io l'avevo detto che non era oggi che si poteva soltanto chiudere il campionato si chiude nelle prossime partite. Quindi bisogna stare tranquilli, questo
La mia esperienza questo mi dice. Noi arriveremo in Serie D, quindi nessun problema. Ma la squadra è arrabbiata e fa bene essere arrabbiata, però da domani, da stasera, basta. Ci si pensa subito a mercoledì, perché in questi casi, anzi fortunatamente giochiamo subito, quindi abbiamo poco tempo per stare a lamentarci, perché il lamento non serve a niente, la critica pure, serve solo mettersi a lavorare da domani per preparare una partita importante a mercoledì a Capistrello. Mister Torti, una squadra che con la mente vuota, con la voglia di vincere, però ha fatto una buona prestazione, ha messo in difficoltà questo Chieti, potevate vincere, sarebbe stata una vittoria anche giusta. Sì, hai detto bene, sono d'accordo con te, noi avevamo la partita per cercare di non far giocare il Chieti, avevamo concesso loro il giro palla dietro con i tre difensori, ovviamente giocando da dietro non c'è pericolosità, cercare di inaridire le loro fonti di gioco, il play e le due mezzale oltre agli attaccanti. Credo che la squadra, tranne i primi minuti che era un po' contratta, perché sapevamo anche che venivamo a giocare contro la prima della classe meritatamente in classifica, sia ben chiaro, il valore del Chieti non viene sminuito da questa partita, però io devo dire che la mia squadra ha fatto una partita eccellente sotto ogni punto di vista. Mettere in difficoltà il Chieti sul proprio campo vuol dire che c'è stata tanta personalità, tanta voglia di fare il risultato, per cui sono molto molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Una prestazione che però alimenta il rammarico per un campionato che non è quello di Avezzano, quello che si aspettavano anche i tifosi dell'Avezzano. Non sono d'accordo, non sono d'accordo, perché noi sapevamo benissimo qual era il nostro cammino, tenendo presente che c'era l'Aquila e il Chieti che avevano speso 3-4 volte di più di quello che spendiamo noi. Tenuto conto che di questi giocatori di quest'anno solo Spinola e Braghini erano quelli che impiegati con la gestione precedente in maniera più assidua, il resto non giocava nessuno. Mettiamoci pure Sassarini nuovo, Miocchi nuovo, Pendenza nuovo, Di Pierantonio nuovo, Pelino nuovo, tutta gente nuova. Laguzzi, un ragazzo 2002 che sta crescendo in maniera esponenziale, non aveva fatto un minuto nella precedente gestione, invece adesso è uno dei migliori in campo, sempre. Per cui una squadra nuova, però ripeto, io sì, il rammarico c'è, perché magari all'inizio dell'anno potevamo raccogliere qualcosina di più e forse l'avremmo anche meritato. Però poi il campo ci ha detto questo. Basti pensare che io oggi ho preso l'ennesimo palo, il 14esimo se non sbaglio del campionato. Però si può iniziare a lavorare, perché il presidente ha già detto che l'anno prossimo Torti sarà il nuovo allenatore, confermato allenatore della Avezzano. Sono molto contento, perché vuol dire che è stato apprezzato un lavoro, no? Iniziato 4 mesi fa. Questo è un gruppo secondo me valido, bisogna rinforzarlo lì dove si deve rinforzare, lo sappiamo quello che serve, per cui sono convinto che rinforzando la squadra là dove serve, secondo me il prossimo anno l'Avezzano può recitare un ruolo di primo ordine in questo campionato.